Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Da un anno è stato istituito all'Istituto Cerboni l'indirizzo Agraria e Agroindustria all'interno del settore tecnologico. È un corso che è partito quest'anno e che viene attivato anche l'anno prossimo, se ci sarà il numero di iscrizioni necessario per attivare la classe. E questo percorso è un percorso particolarmente adatto all'Isola d'Elba perché ha anche tutta una parte di studio dell'ambiente e del territorio, sia per quello che riguarda la sua manutenzione, sia per quello che riguarda la corretta conservazione. E quindi è un corso a cui i nostri ragazzi si possono iscrivere e che servirà nel futuro anche per poter mantenere in un modo più congruo il nostro ambiente. È un percorso che si noda anche questo in 5 anni, il biennio è quello appunto del settore tecnologico, dal triennio poi cominciano le materie di indirizzo che sono coltivazioni agrarie, coltivazioni forestali, complementi di trasformazione dei prodotti, economia, marketing e legislazione del settore agrario. È un settore estremamente interessante, fra l'altro ci sarà anche qui la possibilità di collegarsi con aziende esterne perché per esempio la Regione Toscana ha diverse aziende agricole dove pensiamo di poter portare questi ragazzi e è necessario anche attivare, ma questo però dalla terza, quando ci sarà la partenza della parte più specialistica nel triennio, anche attivare dei contatti con aziende agrarie e forestali elbane e con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per poter appunto attivare una serie di contatti che permettano ai ragazzi di poter fare le esercitazioni e quindi anche la parte pratica di quello che studieranno a scuola. Questa è una delle possibilità che offre l'istituto. Da questa sera, subito prima del telegiornale, mostriamo gli altri 4 indirizzi del Cerboni, sia nel settore tecnologico che economico. I brevi filmati che propongono uno stralcio di una lezione tipo di ogni indirizzo saranno riproposti anche nei prossimi giorni.